e si inventarono un'altra gigantesca menzogna, che anche lì questa viene ripetuta dai Gad Lerner, eccetera, e cioè in fondo gli arabi, è vero che ci furono schermaglie e combattimenti, eccetera, ma in fondo gli arabi scapparono dai loro villaggi. Perché il re di Giordania, Abdullah, il traditore, per radio incitava gli arabi a lasciare i villaggi in attesa dell'annientamento degli ebrei. Questa è una balla. Questa cosa non è mai accaduta, non c'è mai stata nessuna trasmissione radio che ha incitato gli arabi a lasciare i loro villaggi. Gli arabi non lasciarono i loro villaggi. La BBC ha monitorato tutte le trasmissioni radio di quegli anni e le ha tutte registrate, sono tutte depositate al British Museum di Londra, non c'è una singola trasmissione che inciti gli arabi a lasciare i loro villaggi. Per cui gli ebrei, dal 1950 in poi, gli israeliani coniarono una serie di leggi, la legge sulla proprietà degli assenti, la legge della terra di Israele, eccetera, che dichiaravano queste terre prese in custodia, dopodiché il Jewish National Fund dichiarò queste terre di proprietà del popolo ebraico, per cui nessun arabo le poteva ricomprare, nessun arabo ci poteva andare a vivere, nessun arabo le poteva neppure affittare. Ed è così che è cominciata poi su grande scala la nascita dello Stato di Israele, con episodi anche, se vogliamo, drammatici, e che varrebbe la pena raccontare, come quella del contadino ebreo che fu visto da un mio conoscente partigiano di Israele, Akiva Or, sfilare davanti all'esercito ebraico nel 1948 con un secchio di terra appoggiato sulla spalla. Quando i soldati lo fermarono e gli fecero buttare la terra per terra perché erano convinti che in quel secchio di terra fossero nascoste delle armi, e non c'era niente, questo disgraziato tentò in tutti i modi di rimettere la terra nel secchio, e quando qualcuno, sbeffeggiando, gli disse cosa stai facendo, lui si mise a urlare: questa è la mia terra, io ci sono nato, questo è un pezzo della mia terra, devo portarla con me. E questo uomo fu visto poi nelle notti successive avvicinarsi alla rete che gli israeliani avevano messo intorno al suo villaggio e tentare con le mani di infilare il braccio per cercare di sistemare due o tre piantine del suo orto che confinava proprio con la rete. Akiva Or, partigiano di Israele, testimone oculare di questi episodi. In questi anni avvengono queste cose, avviene la spogliazione legale delle terre dei palestinesi, e arriviamo rapidamente al 1900 e continua la pulizia etnica con episodi come quello di Sharon che vi ho appena raccontato, e arriviamo al 1967. Nel 1967 c'è questa altra narrativa falsa che di nuovo ci vuole raccontare che Israele è stato democratico, che tentava in tutti i modi la pace con i palestinesi, è stato minacciato dall'aggressione araba per l'ennesima volta, ha dovuto in extremis contrattaccare per salvarsi la vita perché si rischiava di un nuovo olocausto. Questo fu detto alla stampa internazionale, questo fu detto al popolo israeliano per primo, al punto che testimoni israeliani da me intervistati dissero: sì, in effetti in quei giorni, nel giugno del 67, noi ci chiudemmo in casa convinti che sarebbero arrivati gli arabi e sarebbe accaduto un nuovo olocausto. Era una balla gigantesca. La realtà rivelata l'anno scorso dai documenti declassificati, documenti segreti declassificati del governo americano, della libreria di Johnson, del presidente Johnson, rivelano precisamente che gli israeliani sapevano benissimo che avrebbero distrutto le armate arabe in due minuti. La CIA era perfettamente tranquilla della non necessità di fornire alcun aiuto militare particolare a Israele, perché Israele aveva annientato gli arabi. Quando il capo del Mossad, Meir Amit, il 3 giugno del 1967 si incontra con McNamara a Washington, al Pentagono, gli dice, McNamara gli chiede quanto durerà questa guerra, e Meir Amit, capo del Mossad, risponde: durerà 7 giorni. Lo disse il 3 giugno, la guerra scoppia il 6 giugno. Cioè sapevano prima dello scoppio della guerra che sarebbe durata un niente. Nel frattempo Nasser, il presidente di Israele Nasser, voi sapete che la narrativa ufficiale vi racconta che Nasser è aggressivo, la Siria, fa un patto con la Siria, fa un patto con la Giordania, aggressivissimo, sta per attaccare Israele. Nel frattempo Nasser disperatamente tentava i contatti con gli inglesi e con gli americani per evitare la guerra. E mentre Meir Amit era a Washington a dichiarare al governo americano che avrebbero attaccato preventivamente e che avrebbero distrutto gli arabi in 7 giorni, Nasser mandava Zakaria Mohieddin, il suo ministro degli esteri, a Washington in aereo per contrattare, per cercare di mediare la pace. Mentre Mohieddin sta per partire per l'America,
gli israeliani attaccano l'Egitto e distruggono l'esercito egiziano. Questa è l'altra grande bugia che ci hanno raccontato. È un modello della storiografia su Israele. Ci raccontano sempre questa cosa, che Israele è la vittima, che sta per soccombere gli arabi cattivi, quando la realtà è esattamente diametralmente l'opposto. Israele aggredisce, ha bisogno delle aggressioni. Israele ha bisogno dei pericoli, ha bisogno della minaccia militare, ha bisogno dell'esistenza del terrorismo. Non lo dice Paolo Barnard, vi leggo una citazione da questo punto di vista estremamente rivelatoria, che è quella di Moshe Sharet, che è stato premier di Israele ed era nel primo governo di Ben Gurion, e lui scrisse: le azioni di rappresaglia sono la nostra linfa vitale, con esse possiamo mantenere un alto livello di tensione fra la nostra popolazione e nell'esercito. Israele si deve inventare i pericoli e per farlo deve adottare il metodo della provocazione e della ritorsione. Capite come si sviluppa un modello che arriva fino a oggi, esattamente fino a oggi, ed è un modello che vi voglio leggere, arriva fino a oggi, e guardate cosa ho scovato. Ho scovato un articolo dell'ottobre del 2007, siamo a più di un anno dal disastro di Gaza di oggi. Nell'ottobre del 2007, sul quotidiano israeliano Haaretz, Amos Harel e Ivi Issakov scrivono un articolo dove dicono: in pratica i funzionari della difesa israeliani credono che i militanti palestinesi intensificheranno i loro attacchi in risposta allo strangolamento di Gaza. Come tale, il vero scopo di questo sforzo è di due tipi: tentare una nuova forma di escalation delle ostilità come risposta all'aggressione da Gaza. Israele si dovrà imbarcare in una grande operazione militare a Gaza, e per preparare il terreno per questa operazione militare bisogna strangolare Gaza, isolarla e limitare all'assoluto minimo gli obblighi di Israele verso i palestinesi nella striscia. Scusate la traduzione un po', ma traducevo al volo dall'inglese. Guardate che questo è stato dichiarato un anno e due mesi prima del disastro che sta succedendo a Gaza. Ora, voi capite qual è il modello. Dalla guerra del 67, ma ancora prima, Israele si deve inventare le scuse per aggredire i palestinesi, perché lo scopo finale, e qui è detto molto chiaro da Haaretz, lo scopo finale è quello di attaccarli e cacciarli fuori, continuare la pulizia etnica non si deve fermare, e le dichiarazioni dei leader israeliani sono, da questo punto di vista, non lasciano dubbi. Rabin, ex premier di Israele, riferisce che Allon, un generale dell'esercito della Haganah, chiese a Ben Gurion: cosa dobbiamo fare della popolazione palestinese? E Ben Gurion fece un gesto della mano che significava: cacciateli. Vi leggo cosa disse Moshe Dayan, famosissimo generale israeliano della guerra dei sei giorni: non c'è una soluzione per voi palestinesi, continuerete a vivere come cani, chi vuole può andarsene. E vi leggo cosa disse di nuovo Menachem Begin: la divisione in due stati della Palestina è illegale, Gerusalemme sarà per sempre la nostra capitale e la grande Israele sarà nostra, tutta e per sempre. Ariel Sharon: non c'è sionismo, colonizzazione o stato ebraico senza la cacciata degli arabi e l'espropriazione delle loro terre. Cioè, di nuovo, queste sono le vere parole dietro gli accordi di Oslo, queste sono le vere intenzioni dietro la finta di Israele di volere la pace con i palestinesi. In realtà, ecco che Israele, quello che fa è, come disse Moshe Sharet, deve continuamente trovare il pretesto per essere attaccato, deve esasperare i palestinesi continuamente per essere attaccato e per poter poi dire: ecco, ci hanno attaccati, allora noi facciamo una ritorsione e continuiamo l'espulsione dei palestinesi.